Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Ragazzi, oggi vi racconto le notizie più importanti della Formula 1 della seconda settimana di febbraio e parto ragazzi con la Mercedes che tra l'altro oggi ha presentato la nuova livrea della macchina 2020 ed inizio citando Ola Källenius che è il CEO della Mercedes che ha detto: "Abbiamo vinto il mondiale per 6 volte consecutive, questo è un primato unico e in termini di marketing ha ripagato ampiamente i costi, dunque è un investimento davvero proficuo." Questo per dire che rimarranno nella Formula 1, comunque per ora non è nulla ufficiale. Tra l'altro hanno detto dentro della Mercedes che ci sono problemi della Power Unit, almeno questo è quello che ha detto Andy Cowell, ma chissà se è vero o magari una presa in giro. Beh, dopo Wolff ha parlato e lui ha raccontato: "Vorremmo avere l'uomo più veloce in macchina e so che Lewis Hamilton vuole essere sulla macchina più veloce, quindi è un obiettivo reciproco." Wolff tra l'altro ha raccontato che il suo futuro nella squadra non è a rischio e che sono in fase di discussioni sulla durata dell'accordo con la Formula 1 e Liberty Media, quindi vediamo se continuano la Mercedes, per ora loro dicono di sì. Beh, coronavirus. Allora, la Russia ha rifiutato lo scambio di date del GP e per ora, secondo Liberty Media, se la situazione non migliora, ci sono due possibilità. La più fattibile sarebbe posticipare questo Gran Premio, altrimenti si parla di cancellarlo. È brutta la situazione della Cina. Beh, un'altra notizia riguarda il nostro caro e amato Helmut Marko, perché parla e avverte Albon. Ci dice: "Ovviamente dovrà fare di più rispetto al 2019, in particolare dovrà migliorare il sabato per partire più avanti in griglia e essere costante nel passo gara. Sono convinto che sarà in grado di farcela." Albon ha in questo momento la spada di Damocle sulla testa, quindi incrociamo le dita perché questa stagione gli vada bene, se no altrimenti non so cosa farà. Ha tra l'altro parlato di Renault, Helmut Marko, e delle dichiarazioni di Taffin, che parlava di Renault allo stesso livello, vi ricordate, di Power Unit della Mercedes, allo stesso livello di potenza, vabbè. Ha detto: "Non capisco a quale parte della stagione si stesse riferendo. Alla fine del 2019 la Red Bull spinta da Power Unit Honda era al livello della Mercedes, addirittura davanti su piste in cui la potenza del motore è importante come il Messico e il Brasile." Io direi che non è proprio così perché c'era il clipping, ma va bene. "Anche dal punto di vista della affidabilità si può affermare che il nostro motore è più affidabile di quello della Renault, quindi non siamo turbati del fatto di aver interrotto la collaborazione con loro. Se poi guardiamo al campionato costruttori, la Renault è solo al quinto posto e non so quanti punti abbiano totalizzato meno di noi." Bene, Marco. Ma questo non è tutto perché ha parlato di Vettel e dice che lo vede in Mercedes e dopo ha chiuso la porta per ennesima volta a Fernando Alonso. Quindi grande Marco come sempre, ogni volta che parla, mamma mia. Beh, in ottica Ferrari inizio con il test di Jerez perché la Ferrari ha completato i test di Jerez sui pneumatici 18 pollici che si utilizzeranno nella stagione 2021, quindi la vettura 2019 con questi pneumatici. Va bene, hanno finito queste prove a Jerez che erano con i pneumatici di asciutto, ora si svolgeranno altre a Fiorano che si faranno il 5 di marzo. Se qualcuno va, mi scatti qualche foto, me la può inviare e lo ringrazierei. Dopo ci sono altre date di questi test di diverse vetture, ve li lascio anche là. Dopo Camilleri ha parlato e ha raccontato come l'ambizione della Ferrari per quest'anno sia quella di vincere il titolo ancora un'altra volta e che
sviluppando la macchina del 2021. Dopo ha parlato Leclerc che ha detto: in macchina ho quell'istinto da killer, sì, non voglio finire secondo, terzo, quarto o quinto, quelle posizioni non contano, penso che sia un punto di forza ma può essere anche un punto debole. Io direi dipende come sei messo nel campionato, perché è come vincere una battaglia o vincere la guerra. Se certe volte devi perdere una battaglia per vincere la guerra, non importa. Quindi dipende. Vediamo un po' come va la Ferrari quest'anno. Vi racconto tra l'altro che se abitate ad Emilia Romagna, sia Vettel che Leclerc saranno dalle 17:15 fino alle 17:45 a piazza Martiri del 7 luglio, quindi per la presentazione ufficiale della macchina, prima della presentazione. Beh, dopo vi racconto anche di Magnussen, perché punta ad un top team per diventare campione e ci dice che preferisce finire in ospedale che arrivare undicesimo. Così è come si ha guadagnato la reputazione, almeno è quello che ci dice lui. Non so cosa dire, fatemi sapere voi cosa pensate di Magnussen e di queste dichiarazioni nei commenti. fatemi sapere voi. Dopo Verstappen, che ha detto che Lewis Hamilton non è un dio, magari Dio è con lui ma lui non è Dio e che può batterlo. Beh, certamente può batterlo, se ha la macchina di sicuro lo potrà fare, almeno se la potrà giocare. Dopo comunque ha elogiato la sua capacità di gestire rischi pensando in ottica campionato, e questo è un attributo di Hamilton che è unico. Un'altra notizia riguarda Christian Horner, perché ha detto: scegliere un pilota di punta non si adatterebbe al nostro programma. Sta parlando di Lewis Hamilton, per intenderci. Abbiamo una politica di investimento che punta sulla crescita e lo sviluppo di giovani talenti. Per questo scegliere dall'esterno un pilota affermato come Hamilton per il futuro sarebbe un qualcosa di completamente diverso dalla nostra identità. Tra l'altro direi che è questione di budget. Hamilton costa troppo per la Red Bull. La Red Bull sempre ha puntato a sviluppare la macchina più di pagare tantissimo i piloti. Quindi vediamo. Beh ragazzi, per questo video è tutto, ma prima di concludere vi racconto un paio di altre notizie più veloci. Prima, Hamilton perde 5 kg, ha dimagrito. Giovinazzi ha elogiato Raikkonen per fare zero giochi politici e Mikis ha elogiato Vettel per la sua capacità di giocare in squadra. Oltre a questo ha parlato Latifi, ha elogiato la Williams, ha detto che la sua eredità vale moltissimo più di risultati attuali, e tra l'altro la Williams che ora avrà come nuovo pilota di prova Atkins. Allora, per questo video ragazzi è tutto, ma prima di andarmene vi lascio il sound della nuova Power Unit Honda e vi racconto le date allora di presentazioni delle monoposto: 11 di febbraio la Ferrari, il 12 la Red Bull, il 12 la Renault, 13 la McLaren, 14 Mercedes, 17 Racing Point Williams, 19 Alfa Romeo, e dopo si svolgeranno i test dal 19 al 21 di febbraio e dal 26 al 28. Beh ragazzi, come sempre questo è tutto, vi ringrazio ancora un'altra volta per aver visto questo video, qualsiasi dubbio me lo lasciate nei commenti, ci vediamo di nuovo la prossima settimana in un altro video. Ciao a tutti, buona serata.